crescono gettoni, spiccioli, mini assegni. Gli stessi soldi perdono peso, diventano impalpabili. È in arrivo l'era del superfluo, quella del bancomat, del lusso a credito e di una invisibile voragine fino allora sconosciuta, il debito pubblico. Avete presente i parametri di Maastricht? Il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo di un paese sano non deve superare il 60%. Oggi viaggiamo intorno al 120%, un dato che spiega molti dei nostri attuali problemi. Ma siamo stati sempre così poco virtuosi? C'è già stato un anno in cui abbiamo smesso di essere virtuosi e la voragine del debito pubblico ha cominciato a spalancarsi sotto i nostri piedi. Lo stesso anno in cui abbiamo vinto i mondiali di calcio, il 1982. Il debito pubblico è una delle chiavi che ci aiutano a capire gli anni Ottanta, ci aiutano a capirli bene, ci aiutano a capire anche le tare della modernizzazione italiana, se vogliamo usare questo termine. Negli anni 70 il processo si avvia, entriamo negli anni 80 al di sotto del 60%, con un debito pubblico che è sotto il 60% del prodotto interno lordo. Alla fine del decennio e all'inizio del decennio successivo, al 92, siamo al 120%, cioè siamo a quel macigno che ci opprime ancora oggi. Il debito pubblico e le tasse hanno notoriamente un rapporto molto stretto. Se lo Stato spende e spande e i cittadini evadono il fisco, come avviene negli anni Ottanta, il debito aumenta vertiginosamente. E gli italiani, si sa, non hanno mai amato temperare ai loro obblighi fiscali. Molti governi hanno provato a disciplinarli, ma nessuno c'è mai riuscito. A sbloccare la situazione, alla fine degli anni Settanta, ci prova un ministro socialista, Franco Reviglio. Bisogna rendere pubblici i nomi degli evasori fiscali, dichiara, e per farlo fa stampare giganteschi elenchi dalla copertina rossa. Signori, io sono veramente incavolato. Sappiate che io ce l'ho a morte contro questi fedenti, anzi questi fedentoni degli evasori fiscali. Questi sono dei personaggi ignobili che si associano o non si associano, comunque il loro incentivo e il loro obiettivo finale resta ed è uno solo, quello di fregare e ficcarsi in da sacca i soldi che dovrebbero andare ad essere devoluti alla comunità, onde promuovere nobili iniziative e far sì che il ruolo dell'organismo statale funzionino come Dio comanda. Pertanto mi reputo orgoglioso di essere il presidente della Lega per la lettura delle leggi fiscali. Scusate, della lettura scrupolosa delle leggi fiscali. Oggi a Viale Libia, nel cosiddetto quartiere africano. I negozi sono quasi tutti chiusi, le saracinesche abbassate. Anche qui i commercianti hanno fatto la serrata contro le misure anti-evasione proposte dal ministro delle finanze. Ci sono evasori in questa zona fra i commercianti che lei conosce? Non esiste il non evasore, il perfetto non esiste, non è mai esistito da nessuna parte. Lei evade? Non credo di poter evadere, perché anche se compro 5 buste di panini all'olio per un valore di 1200 lire mi fanno una fattura. Lei è un commerciante? Ricominciamo da capo. Lei è un commerciante? Sì, sono commerciante, anche rappresentante. Lei le tasse le paga? Il meno possibile. È vero che i commercianti evadono il fisco? Beh, ci sarà pure, come ci sono gli altri che su altri settori, su altre categorie. Lei la serata la farà? Sì. Signora, mi scusi, lei ha fatto la spesa in questo panificio? Sì. Che cosa ha comprato del pane? Pane. Quanto l'ha pagata? 1.900. Le hanno dato lo scontrino fiscale? Veramente non ci ho pensato, adesso no. Non gliel'hanno dato? No. Signore, buongiorno. Prego. Lei ha fatto la spesa in questo panificio? Sì. Lo scontrino fiscale gliel'hanno dato? Sì. Per far vedere? Grazie. Prego. Glielo danno sempre? Beh, veramente è questo. No, fino adesso devo dire la verità. Adesso, in questo momento me l'ha dato, ma altri giorni non l'ho mai visto. Lei ha fatto la spesa in questo magnificio, signora? Sì.
Gliel'hanno dato lo scontrino fiscale? No, non me l'hanno dato. Senta, ma io adesso ho interpellato alcuni clienti che sono usciti dal suo negozio. Un paio avevano lo scontrino e un paio no. Perché? Forse l'hanno lasciato, guarda, perché qualcuno lo lascia lì più e scappano via. Signore, perché questa è una parte, è una via veloce. Vede che fanno? Li buttano tutti. Voi non lo pregate noi di tenerlo? Noi lo diamo a tutti. A tutti però, vede? Lo vede lei per terra? Guardi. Voi battete sempre gli scontrini? Tutti, li facciamo a tutti. Grazie. Non siamo infallibili. A Italia in 4D ci siamo domandati qual è la miglior risposta alla domanda «Che valore hanno i soldi per te?» e abbiamo fatto una nostra personalissima classifica delle risposte date dalle personalità più in vista degli anni Ottanta. Eugenio Scalfari, denaro e potere? Talvolta sì, insomma, non c'è un collegamento automatico tra denaro e potere. Ci può essere denaro che non dà potere, ci può essere potere che non viene dal denaro. Certamente chi ha denaro ha una chance in più di avere anche potere. Tu sei un uomo di potere? Ma perché? No. Sono uno che vive in compagnia degli uomini di potere. Da quando sono in politica non ho altro, non sono riuscito neanche a far fronte alle spese. È in perdita. Quindi tutto è in perdita, perché la politica, se fatta in modo severo, non consente assolutamente che di far fronte ai propri bisogni in modo limitato. Non mi interessa il denaro in se stesso, mi interessa naturalmente vivere bene, comprarmi le cose che mi piacciono tante cose di tipo gradevole, piacevole, però non mi interessa l'accumulo del denaro, non so mai nemmeno quanti soldi ho in banca, ogni tanto mi telefonano e mi dicono che il mio conto è scoperto, allora mi affretto a ricoprirlo. Dottoressa Belisario, per curiosità, mi fa vedere il suo portafoglio. Cosa tiene? Un po' di tutto, come si tiene sempre. Tengo un po' di soldi, di solito pochi, e poi la patente che è tutta scassata e poi un mucchio di carte di credito. Che sono fondamentali. Sì, certo, perché difatti appunto senza le carte di credito credo che sarei già stata arrestata per non pagamento varie volte in vari posti del mondo. Il denaro mi interessa molto, ma non lo tocco, ecco, io non lo maneggio, l'ho dovuto maneggiare ad amici, a figli che spero me lo rubino, ecco, fatelo, io vi autorizzo. Io il denaro lo butto via, però ne soffro, cioè lo butto via, ma nel momento in cui lo butto via ne soffro. La cosa mi dà una grande felicità di buttarlo via, ma io non lo butto via con distacco, lo butto via soffrendone, un rapporto molto curioso. Penso che il denaro, ecco, quando è troppo, temo che crei molti problemi, non ho un'esperienza, ma anche quando è poco ne crea molti, e di questo, specie durante la guerra, l'esperienza l'ho avuta. Ma secondo lei il denaro è una benedizione o una maledizione? Guardi, è una via di mezzo, quando non c'è certo è una maledizione. Il denaro bisogna averne abbastanza per vivere, ma non di più perché allora bisogna pensare a amministrarlo, investirlo eccetera, non di meno perché allora bisogna pensare a guadagnarlo. Cioè vorrei avere quel tanto di denaro che mi basta per non pensarci. Ma non credo di avere un rapporto particolare, il denaro mi piace averlo, ecco, non mi piace farlo, non mi piace fabbricarlo. Non mi sembra che io faccio i film e lavoro per avere del denaro, per fare denaro. Una volta tentavo di spiegare questo principio, forse un pochino stravagante per della gente abituata a una dimensione di finanza, al vecchio Rizzoli. Sì. Rizzoli si preoccupava allora, tantissimi anni fa, e voleva convincermi a fare un certo tipo di film, secondo lui più decisamente commerciale. E mi diceva così paternalisticamente, sai, tu devi pensare, sei ancora giovane, ma insomma un bel gruzzoletto avanti con gli anni, dovresti pensare di organizzarti a crearlo così, perché sai il denaro, ma cioè, non ti interessa il denaro, cercava di convincermi ad accettare questi film. E io ho detto, ma sai, il denaro mi piace averlo, non mi piace farlo. Allora disse, ma guarda che discorso, ma per averlo bisogna farlo. Allora io tentai di dividere le responsabilità, cioè di convincere lui a farlo e poi di passarmelo in modo che io lo avessi. Ed era una storiella che l'aveva molto divertito, cercava sempre di ripetere, però non la sapeva ripetere esattamente come l'aveva detto, allora si sbagliava, diceva, perché lui mi ha detto che io devo averlo, lui deve farlo.